Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché oggi siamo di fronte ad un nuovo evento, ovvero la Boss Rush. Finalmente arriva sulla versione giapponese il contenuto della Boss Rush, ma non è la sola cosa che arriva all'interno del gioco, ma arriva anche la LD di Dark Cecil. Andiamo a vedere un attimo le notizie, giusto per fare un attimo un piccolo recap. Le prime due notizie sono ovviamente le gemme in saldo, la prima settimana di gemme in saldo. La seconda è il rerun del costume di Kane, per chi magari se lo fosse perso. C'è la possibilità per l'appunto di ottenere nuovamente il costume di Kane. Poi evento con Boss Rush, dove appunto vedete abbiamo diversi boss che dovremo affrontare a quanto pare uno dopo l'altro. Io ovviamente non ho ancora visto niente, non mi sono spoilerato niente, anche perché vi ricordo ci vediamo oggi pomeriggio su Twitch a partire dalle 5, quindi dalle 17, per cominciare insieme la nostra avventura sulla Boss Rush. Io cercherò magari di fare la modalità normal, in modo tale che la modalità hard la possiamo fare tranquillamente in live. Poi, bannerino con Burst di Firion, ovviamente, essendo ancora sinergico. Poi, ex di Leon, ex di Dark Cecil, ex di Kane, che sono i tre personaggi della Boss Rush, con LD di Dark Cecil che viene rilasciata all'interno del gioco. E cosa ancora più importante è il fatto che abbiamo le free pull. Abbiamo una free pull, quella iniziale, ma la cosa che è anche importante, che non bisogna sottovalutare, è il fatto che come personaggi sinergici abbiamo anche ovviamente Xdeath. Xdeath sarà sinergico appunto perché era personaggio di Lost Chapter. Questo viene considerato come un vero e proprio evento nuovo, no? Quindi un evento PG quasi, e quindi di conseguenza Xdeath sarà sinergico anche in questa occasione. E poi vabbè, il rework, la manutenzione e tutte le altre notizie che già conosciamo. Trasferiamoci verso la parte più succosa del nostro gioco. Free pull gratuita del banner All Stars, che vi includo all'interno di questo video. Quindi vediamo come va. Bene, orba azzurra, quindi molto molto felice. Vi ricordo che qui dentro questo banner si possono trovare 15-35 dex di tutti i personaggi usciti fino al 30 di aprile. Quindi a partire fino a fine mese ci saranno disponibili tutti i personaggi con 15-35 Safer, bravo. Dopo che ci ho speso 300 ticket mi esce Safer adesso, così, dalla free, gratuita. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. E adesso invece banner con Kane, Leon, Dark Cecil e Firion. Ho praticamente tutti di questo banner, cioè mi manca fondamentalmente solo la LD di Cecil. Leon ce l'ho già completo, me lo sono maxato qualche giorno fa. Kane ce l'ho completo ma non maxato, quindi non portato a viola. Firion addirittura, per chi non lo sapesse, vi faccio vedere questa piccola curiosità. Ho tirato 20 ticket sul banner di Xdeath per la possibilità di avere le LD ed è successo questo. Sì, ho trovato una seconda burst. Non lo so ragazzi, non ditemi come sia potuto succedere perché è... non lo so, cioè le probabilità sono letteralmente... Allo zero, eppure nonostante tutto ho trovato un'altra burst di figlio. Comunque, niente, 5 token in più, che schifo non mi fanno. Andiamo a vedere questa multi. Io non so se voglio pullare hard per Cecil, mi piace molto. Mi piace molto, lo vorrei particolarmente. Però non lo so, sono a 90.000 gemme, considerando il fatto che ci saranno anche i rerun degli eventi, che è una cosa che a me comunque fa molto piacere perché mi permette di riaccumulare per fine mese, dato che a quanto pare a fine mese ci sarà Ramza come burst. Quindi per chi non lo sapesse già vi do questa piccola anticipazione, e come piccola anticipazione potrei anche darvi qualcos'altro, ma ve la do su Twitch, perché su Twitch parleremo anche di Ramza come futura burst. Quindi vediamo un attimo questa free multi.
Vediamo che cosa mi dà. Oh, orb dorata, potrebbe essere un segno, però non ho visto nessun loading, quindi non so se effettivamente ho la possibilità di sculare la LD. Non credo in realtà, perché non ho fatto download particolari. Non ho neanche contato. E infatti era l'ex di Leon. Vabbè, già ce l'ho, quindi non mi interessava più di tanto. Madonna, bruttissima multi, tra l'altro. Così in giro andiamo a sfatare il mito che mi vanno a chiamare culone solo perché delle volte riesco ad avere dei colpi di fortuna. Quindi, ecco, adesso avete visto che non lo sono. Allora, io in realtà mi vorrei fermare sulle 75k. Cioè, nel senso, voglio andare a pullare fino ad arrivare a 75k. Perché, vuoi o non vuoi, un LD devi sempre comunque avere la possibilità di pitarla. Le LD ormai hanno un peso abbastanza importante per quanto riguarda i nostri personaggi. Ovviamente ci saranno dei ticket che si potranno vincere tramite questa boss rush e li andrò a pullare sicuramente, o li pulleremo in live, però ci tenevo comunque a dire il fatto che comunque mi piacerebbe spingermi a pullare, ma fino a una tot cifra. Per cui, non lo so, ci proviamo? Andiamo a vedere che cosa succede? Io sinceramente ci proverei, quindi mi muto e pulliamo.
Oddio, mi è uscita da un'orba azzurra? What? Non ci speravo. Non ci speravo. Grande, finalmente. LD di Desil, bene. 220, vabbè, 220, considerando che una era gratis, è come se avessi speso 50k. Vabbè, non male, non male. Prezzo, diciamo, più che abbordabile, considerando il fatto che comunque ho tutte le gemme da prendere da questo evento, tutte le gemme da prendere anche dagli eventi futuri. Quindi direi che va bene, non mi posso lamentare. Quindi a questo punto mi maxo Desil, me lo tengo bello pronto per oggi. Io vi rinnovo l'appuntamento per oggi pomeriggio, vi aspetto a partire dalle 17 su Twitch per fare ovviamente Boss Rush e discutere un pochino insieme di quelli che saranno i contenuti presenti all'interno del gioco. E detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.